Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi parlerò di un tema molto importante, un tema di grandissima attualità, ovvero vi parlerò di terrorismo. Cercherò di individuare quelli che siano i terroristi e per fare questo, in un certo senso, andrò a colpevolizzare anche te che ci segui da casa. Non prendertela di tutto ciò, probabilmente la cosa potrà anche irritarti, l'importante è che tutto questo ti faccia riflettere. Noi in Italia, come nella maggior parte dei paesi occidentali, viviamo al di sopra delle nostre possibilità. Se noi prendiamo ad esempio un paese come l'Italia è un paese la cui densità di popolazione ha dei livelli incredibili. L'Italia, come densità media di abitanti, supera di gran lunga la Cina. L'Italia ha una densità media per chilometro quadrato di 180 abitanti. Questo vuol dire che per ogni chilometro, in media, in statistica, vivono 180 persone. Questo chilometro, teoricamente, dovrebbe poter fornire le risorse alimentari, energetiche, minerarie e quant'altro necessarie per il fabbisogno della vita quotidiana di 180 persone, non calcolando che non tutta l'Italia è ricca di risorse e può offrire qualche cosa. Ci sono delle zone, se pensiamo non so, all'arco alpino, le creste delle montagne, il letto dei fiumi, che sono inospitabili, o delle zone che non possono fornire nulla perché essenzialmente c'è poco da offrire. Se ogni chilometro del nostro territorio dovesse fornire il fabbisogno per vivere per tutte le 180 persone, cosa significa? Tutti noi desideriamo avere la macchina, ci sono persone che addirittura ne hanno due, e ogni chilometro di terra dovrebbe poter fornire il materiale, il metallo, per costruire 180 automobili. Questo vuol dire che ognuno, nel suo piccolo orticello, dovesse uscire di casa, guardare in terra, dovrebbe trovare una macchina all'incirca, che cos'è? Una tonnellata di metallo. Dovrebbe trovare i minerali, dei bulloni buttati via, della ferraglia, in ogni piccolo orticello, perché parliamo di un chilometro diviso 180, dovrebbe trovare le risorse minerarie, quantomeno il metallo, per costruire la macchina, ma non solo la macchina, l'armatura della casa in cui vive, gli elettrodomestici, dovrebbe trovare tutte le sue risorse che lui andrà ad impiegare durante l'arco della sua vita. Questo è impossibile. Non è la terra non è stata progettata dal nostro creatore affinché ognuno possa vivere in una tale opulenza. Questo è un discorso che potrebbe essere difficile da capire, perché ognuno vorrebbe poter vivere la propria esistenza con un tenore di vita ancora superiore di quello che ha, senza rendersi conto che al mondo ci sono miliardi di persone, almeno 4-5 miliardi di persone, di gente che nei nostri confronti vive nella povertà assoluta e nella povertà più nera. Fortuna loro che non se ne rendano conto, perché anche quando queste persone qui vorranno avere quello che abbiamo anche noi, quel qualcosa di più, avere gli elettrodomestici, avere la macchina, poter andare in ferie, potersi muovere, avere la cosiddetta mobilità, poter sedere su un treno, camminare, non ci sarà più risorse per nessuno, ci saranno delle guerre per contendersi quel poco che la terra può offrire alla popolazione che la abita. Il mondo è sovrappopolato, ma non è sovrappopolato del 5, del 50, dell'80, del 200%. È sovrappopolato di almeno 100 volte
quello che è il suo status di equilibrio naturale. Noi siamo come una marea di formiche che si sono riversate su un cucchiaino di marmellata, cioè le risorse sono troppo poche in proporzione a quello che è la densità degli abitanti e quindi le necessità del singolo. Dobbiamo anche tenere conto che ognuno di noi per vivere consuma dell'energia, per scaldarsi, per muoversi, il treno deve camminare, c'è il filo elettrico, l'elettricità fa muovere il treno, però da qualche parte vi è una centrale che trasformerà il combustibile fossile in energia elettrica per far camminare questo treno. Tu che vuoi la macchina, vuoi poter andare in giro, hai bisogno di tante cose, vuoi la televisione, tutte queste cose qua, per potersi produrre, col cavolo si sarebbero potute produrre utilizzando e sfruttando l'orticello che hai davanti casa, perché quell'orticello che hai davanti casa è un orticello che al massimo ti potrà dare 4 foglie di insalata, non è neanche in grado di poterti sfamare a sufficienza stando secondo quello che sono i tuoi canoni, perché tu in teoria in quel piccolo orticello non solo dovresti avere le risorse minerarie energetiche, dovresti anche avere uno spazio per poterti coltivare la roba che ti serve a te, cereali, verdura, frutta, e anche uno spazio in cui far crescere, allevare gli animali, quelli che sono gli animali da fattoria, il maiale, la mucca, ogni tanto ti piace mangiare il pollo. Noi siamo troppo densamente abitati affinché un piccolo spazio di terra ti potrà mai dare alcune risorse per te fondamentali. Quindi il problema più grosso sei te che esigi e pretendi una vita al di sopra delle tue possibilità. Io nel mio piccolo io non ho grandi esigenze, vivo una vita modesta, non ho la macchina, non ho tante cose, io non ho neanche la televisione, non ho tante cose a cui la gente normale è fortemente attaccata. Io non sento il bisogno delle cose materiali e questa dovrebbe essere una prerogativa di tutti noi. Noi tutti dovremmo abituarci a rinunciare a un qualche cosa. Io non rinuncio a niente, io non ho la macchina, non ho la televisione, non ho, io essenzialmente non ho nulla. Non perché rinuncio, essenzialmente non ho lo stimolo nel voler possedere tante cose. Ci sono delle priorità che ognuno si sceglie nella vita. Io sinceramente preferisco di più tra le mie priorità relazionare con la gente, parlare con le persone, viaggiare, spendere il tempo della mia vita in cose magari non materiali, in cose meno effimere. E questa è un po' una considerazione che dovremmo fare tutti quanti, perché essere legati alle cose materiali ci porta, nolenti o volenti, ad essere un paese guerrafondaio. Io non dico che sei te con il coltello in mano che vai a combattere nei paesi dove ci sono risorse energetiche, però devi renderti conto che noi come occidentali, non parlo solamente dell'Italia, anzi in primis abbiamo gli Stati Uniti d'America, siamo una scorribanda che gira in giro per il pianeta ad individuare dove ci sono risorse energetiche e minerarie e li accusiamo a loro di essere terroristi in modo da poterli massacrare, si creano dei pretesti, queste persone qui devono essere annientate, distrutte, oppure devono essere volte ai nostri desideri, affinché noi, lì nei loro territori dove vivono, possiamo andare lì e portarci via a saccheggiare le risorse minerarie ed energetiche. Ragion per cui noi additiamo come terroristi tutte le popolazioni che vivono
in un contesto dove essenzialmente stanno meglio di noi, dove hanno tante risorse e la popolazione per chilometro quadrato non è così smisurata come per esempio in Italia. I russi sono diventati dei terroristi, dei pochi di buono, vanno attaccati sistematicamente in ogni modo. Altri paesi sono già stati saccheggiati, parlo della Libia, dell'Iraq, dell'Afghanistan, ovunque ci sono risorse, quindi petrolio, gas e minerali, questi vengono additati ad arte, si costruisce un abito a queste persone e quest'abito qui è l'abito del terrorista. Ma il vero terrorista chi è? Il vero terrorista siamo noi, se anche tu da casa, che vuoi vivere al di sopra delle tue possibilità. Adesso i tuoi governanti non ti diranno mai la verità che sei te il terrorista, perché il governante vuole il voto, vuole l'appoggio morale, non ti darà mai un dispiacere nel consapevolizzarti che te sei un terrorista con le mani sporche di sangue. Il fatto è questo qua. Tante volte leggo nei commenti, nei blog, su internet, sento le persone che si lamentano sul costo della benzina. Con la benzina adesso io non so cosa può essere in Italia, intorno ai 2 euro, un po' di meno, un po' di più. E cosa costa? C'è qualcuno che pubblica le foto, i video, cosa costa in Venezuela la benzina? Sì, però se in Italia la benzina non costasse nulla, la gente già è già lì con la macchina che viaggia, va avanti e indietro, consuma. Siamo nell'era dove già tu consumi troppo. Se il costo è comunque un freno al consumo. Se fosse per me, io la benzina la metterei anche a 10 euro al litro, perché quella è un qualche cosa che è estremamente pericoloso per quello che è la convivenza mondiale, perché tu non puoi consumare all'anno 100 volte, 1000 volte benzina in più rispetto a gente che non ha niente e la benzina gliela porti via da loro perché nel tuo paese non hai queste risorse qua. Noi siamo obbligati in un certo senso a saccheggiare gli altri, e se la benzina dovesse costare 1 euro al litro anziché i 2 euro, la metà, la gente non avrebbe più un freno, non avrebbe più un ritegno materiale e consumerebbe sempre di più. Tu alla fine, faccio per esempio, ogni mese tu consumi a un tuo budget in benzina, non è che se io ti diminuisco il costo della benzina tu avresti un risparmio, tu spenderesti uguale, saresti solamente in giro di più. Di sera prendi, vai, ti vai a mangiare la pizza, poi non sai cosa fai, prendi e giri con la macchina avanti e indietro senza sapere dove andare. Purtroppo noi siamo fatti così, noi consumiamo per il nostro fabbisogno di vita e in più consumiamo anche per il nostro utile e dilettevole, e questo crea un danno a chi non ha niente. Per cui i nostri governanti dovrebbero, loro in primis, imporci una vita più austera, più limitata, e tutti noi dovremmo vivere consoni del fatto che le risorse energetiche, minerarie e tutto il resto non sono sufficienti per tutti in questo mondo qua. Noi viviamo in Italia, l'Italia è chiaro, è salita sul carro dei guerrafondai, le risorse nel bene o nel male in qualche modo ci arrivano anche noi, ma un domani che anche gli indiani, i cinesi, i popoli africani, anche loro volessero elevarsi ad uno stile di vita, non dico il nostro, un po' più simile al nostro, queste risorse qui, la terra, il nostro pianeta è uno solo, saremmo costretti a condividerci le risorse utilizzando anche i metodi della guerra, perché già questo è quello che succede. Quando queste persone qui aumenteranno i loro consumi, sarà loro desiderio fare a noi quello che noi abbiamo sempre fatto a queste popolazioni qua, considerandole delle popolazioni di terroristi, perché
la nostra coscienza in questo modo viene lavata, viene pulita, noi non abbiamo assolutamente alcun rimorso, perché la stampa, i media, in primis gli Stati Uniti d'America come paese imperialista, crea un'immagine di queste persone qui che noi andiamo ad attaccare affinché loro siano considerati dei terroristi. Sono loro i veri terroristi perché questo fa comodo a noi. In realtà il vero problema siamo noi, la nostra esigenza di consumare, e quello che ci rode è il fatto che siamo in un pianeta sovrappopolato, e in primis l'Italia è uno dei posti più sovrappopolati al mondo, perché parliamo di 180 persone per chilometro quadrato e siamo ancora lì a far arrivare altra gente, ad aprire le nostre frontiere. In realtà la politica dei prossimi secoli, del prossimo millennio, dovrebbe essere quella di puntare a una diminuzione della popolazione. Questo purtroppo è possibile solamente con dei metodi amorali, ma a volte il fine giustifica anche l'utilizzo dei metodi non morali. So anch'io che non è giusto che ognuno non possa avere uno o due figli come fanno in Cina, però noi abbiamo un problema in questo pianeta, siamo un paese sovrappopolato, l'Italia è uno dei posti più sovrappopolati al mondo, e o andiamo incontro a una autodistruzione, perché siamo come un formicaio enorme dove tutte quelle formiche assalgono tutto quello che c'è attorno, dopo un po' di tempo troviamo solamente una terra brulla, una terra che non c'è più neanche fili d'erba, e queste formiche alla fin fine muoiono perché hanno fagocitato tutto quello intorno a loro. Mi viene in mente un po' anche l'isola di Pasqua. L'isola di Pasqua ha avuto un trascorso sulla falsariga di quello che sta avvenendo sul nostro pianeta. Noi possiamo considerare l'isola di Pasqua un mondo in miniatura, perché è un'isola di fronte al Cile, a centinaia e centinaia di chilometri da distanza. Con i mezzi di allora era assolutamente irraggiungibile. Parlo del periodo in cui Cristoforo Colombo era giunto in America, di quando Amerigo Vespucci era andato fino al Sud America con Peña Bella. A quel tempo lì, con le nostre tecnologie, era un paese che era talmente irraggiungibile che era come parlare adesso di andare su Marte, era un qualche cosa di estremamente difficile da raggiungere. Eppure sull'isola di Pasqua arrivò l'uomo, è arrivato dalla Polinesia, e inizialmente sull'isola vi erano piante, vi erano piante da frutto, vi erano animali selvatici che vivevano lì, vi erano quelle poche risorse che comunque la natura prestabilisce in ogni luogo della terra. La popolazione è arrivata lì, come dei conigli hanno pensato solamente a riprodursi. Hanno fagocitato tutto, usando quel tempo lì, parliamo in un'epoca comunque antica, il legno era una risorsa che veniva utilizzata per fare qualsiasi tipo di oggettistica, adesso abbiamo il metallo, la plastica e altre cose. Sono state tagliate le piante perché serviva da fare l'attrezzo, serviva da fare il bastone, serviva da fare lo sgabello e quello e quell'altro. Dopodiché l'isola è rimasta completamente brulla. Tagliata l'ultima pianta, non è rimasta più niente, e la popolazione lì viveva senza niente, senza neanche un paio di mutande, senza nulla, perché si sono trovati in un'isola che loro stessi hanno distrutto, hanno annientato tutto quello che vi era, deturpato l'isola sottraendone tutte le risorse. Una volta fagocitato tutto, l'isola era rimasta una terra brulla senza più niente, senza più nemmeno i fili d'erba, non c'era niente da mangiare, la popolazione si scannavano tra di loro, non passando poi generazioni, 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 i figli che nascevano dai loro padri
non avevano informazioni di com'era la civiltà, di com'era la natura, perché il papà non aveva mai visto. Ok ragazzi, finisco qua, ho visto che il mio tempo a disposizione è già finito, la regia già mi sta battagliando, io vi chiedo solamente una cortesia: non colpevolizzate mai gli altri, chi vive lontano da noi, di essere dei terroristi, perché in primis i più grandi terroristi siamo noi, che costruiamo ad arte, additiamo tutti gli altri che hanno delle risorse lontano da noi come dei terroristi, per avere dei pretesti per poter saccheggiare a loro le loro risorse energetiche, minerarie e alimentari. Noi siamo i più grandi terroristi della storia, probabilmente anche la nostra civiltà morirà perché verranno a mancare le risorse, verrà a mancare tutto quanto, come è avvenuto nell'isola di Pasqua, dove la gente non si ricordava più nemmeno dell'esistenza delle piante, della natura, degli animali, perché una volta fagocitato tutto, passate generazioni e generazioni, non vi era più nemmeno la memoria storica di ricordarsi il proprio passato e quello che aveva fornito a loro la natura. Vi chiedo solamente questa cortesia. Io non credo che noi come civiltà riusciremo mai a rinunciare a un qualche cosa di più e vivere nell'ambito delle nostre possibilità. Continueremo comunque a vivere al di sopra delle nostre possibilità, a compiere nefandezze, a additare gli altri come dei malfattori, creare degli abiti addosso agli altri per disegnarli come dei terroristi, ma in realtà i veri terroristi siamo noi, e la cortesia che vi chiedo è di non additare mai gli altri, chi è lontano da noi, gente che probabilmente vive molto più a contatto nella natura, nel rispetto della natura. Non dobbiamo additare gli altri come terroristi e fare un po' di autocritica e guardare noi stessi. Ecco, questo è un po' quello che vi volevo dire. Scusatemi, il video è stato molto lungo, ho voluto esprimere tante idee, tante opinioni, ma era importante perché è un argomento che a me sta tantissimo a cuore. E vi saluto, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!